In materia di ambiente, dopo anni di affidamenti diretti e proroghe, è stata effettuata la nuova gara per la raccolta dei rifiuti. La gara è stata espletata presso la stazione unica appaltante della prefettura di Caserta. Prima della caduta dell'amministrazione si stava procedendo alla redistribuzione a tutti i condomini e a tutte le famiglie del nuovo materiale utile alla raccolta dei rifiuti. Tutto poi si è fermato con la gestione commissariale, ma riprenderà sicuramente dopo le elezioni. Abbiamo ripristinato su tutto il territorio, dopo circa 15 anni, tutti i punti luce fotovoltaici abbandonati e non funzionanti. Appena insediata la mia amministrazione nel 2016, mi preoccupai di premere sulla Regione perché prendesse in seria considerazione la soluzione del problema di scarica alla Selva. In seguito a quelle pressioni, la questione della Selva fu inserita nel piano di bonifica regionale con un finanziamento di 5 milioni di euro. Attualmente sono in corso i carotaggi per la caratterizzazione della discarica stessa, a seguito di una gara espletata dalla stazione unica appaltante della prefettura di Caserta. Quello che dunque era un problema dimenticato ed un mostro abbandonato, risulta oggi invece avere un percorso di risanamento. Così come sono finalmente partiti i cantieri di Bandiera Blu, fermi per un inspiegabile ritardo regionale. Costituirebbe una consulta per l'ambiente con tutte le associazioni impegnate nel settore per l'elaborazione di un'agenda territoriale di transizione ambientale. Procederemo ad una grande opera di rifacimento degli acquedotti utilizzando i fondi CIPE, ovvero quelli che derivano dal ristoro per la presenza della centrale nucleare sul Garigliano. Sarà anche un'operazione di tipo economico, di tipo keynesiano. Costituiremo finalmente l'isola ecologica per la gestione degli ingombranti e non solo. Sarà istruito un piano per il risparmio energetico con l'installazione sugli edifici pubblici di impianti fotovoltaici. Istituiremo infine un gruppo di guardie ambientali volontari di supporto alla Polizia Municipale e alle forze dell'ordine per il monitoraggio dell'immenso territorio e la prevenzione dei reati e delle deturpazioni ambientali.